Non ho mai mangiato così bene. Era tutto buonissimo. Ovvio, ho cucinato io. Comunque. Ti fermo prima che spari una delle tue solite cazzate. Oggi, mettendo a posto la cucina, ho trovato una vecchia cartuccia. Di quale gioco stai parlando? Mi sembra che è Pokémon, o una cosa così. Dove l'hai messa la cartuccia? È in camera tua, ma prima di giocare, mi aiuteresti a spreparare tavola? Ovviamente, ho una missione più importante da compiere. Devo scoprire cosa contiene quella cartuccia. Finalmente, ho trovato il mio bellissimo Game Boy Color. Ora posso incominciare a nerdare. Ma che gioco è? Ma dai, è una colossale hackerata made in Cina. Sono pronto a nerdare nel magico mondo dei Sporkemon. E che cavolo, è la solita cinesata che si bugga di continuo. Sa, ora provo a usare la difficilissima tecnica, il soffio aggiusta tutto di occhiuto. Cartuccia, con i poteri divini conferitomi dai fantagenitori, ti ordino di funzionare. Thank you.
questo gioco è a dir poco strano. Mi piacerebbe sapere chi è il genio che ha creato questa hack. Nerd e nerd, è giunto il giorno dove io, super informato su tutti i videogiochi, devo per forza alzare il mio culetto per cercare informazioni su questo strano gioco. Perché urli? Con chi stai parlando? Stavo parlando da solo, mi son fatto prendere dal momento di pura epicità, mi sentivo come se avessi scoperto un strano e magico artefatto di Skyrim. Ma dimmi te, il mio ragazzo è ogni giorno più scemo. È meglio che me ne vado in cucina, se no fra un po' si mette lì a far magie e a urlare che in casa c'è un drago. È ovvio che urlerò che c'è un drago. Io sono un super cacciatore di draghesse. Vieni qui, oh mia bella draghella, sexissima e bella. No, cazzarola, è volata via. Comunque, sono proprio un poeta. Sono meglio di William Shakespeare.